qui abbiamo un'altra novità. L'editore, per esempio, ci chiede che se vi sono note che si ripetono o note che sono legate più di quattro misure, viene chiesto un aiuto inserendo sopra alla misura il numero di sequenza, ovvero nel nostro plugin abbiamo questo plugin che serve per numerare le misure che si ripetono. Ecco qua. In questa maniera lo strumentista avrà idea di quante volte dovrà suonare, ripetere o tenere.